L'approvazione del DDL 988 sull'agricoltura biologica in Senato ha acceso i riflettori sul tema dell'agricoltura biodinamica e un autentico scontro tra sostenitori e detrattori. Al centro della contesa l'articolo 8 del testo, in cui di fatto l'agricoltura bio e quella biodinamica sono equiparate, il che non convince affatto buona parte del settore agricolo, come anche della comunità scientifica, che ritengono la biodinamica una pseudoscienza, un mix tra filosofia e astrologia. Storicamente l'agricoltura biodinamica nasce ispirandosi alle teorie del teosofo Rudolf Steiner, che tiene assieme alcuni elementi di agricoltura biologica con un approccio alla terra di tipo olistico, secondo il quale l'uomo e il mondo vengono visti nell'insieme e non separati. Per l'Accademia dei Lincei il cortocircuito starebbe nell'equivoco di far percepire biologico e biodinamico come termini simili, ma l'agricoltura biodinamica, dicono gli accademici, è qualcosa di assai diverso, talmente diverso che il nostro Senato dovrebbe riconoscere come grave errore l'aver attribuito alla biodinamica uno status tale da poter essere addirittura sostenuta e incentivata a spese dei contribuenti. La pensa così anche la Società Italiana di Tossicologia, che ha diffuso una nota per ribadire che la biodinamica non ha fondamenti scientifici né empirici, è stata inventata di sana pianta. Un esempio su tutti quello del corno letame, ossia letame inserito in un corno di mucca che abbia partorito almeno una volta, conservato sottoterra, quindi estratto e dinamizzato con acqua. Tutte operazioni che, a detta degli agricoltori biodinamici, migliorerebbero la resa produttiva del terreno. La richiesta dei Lincei dunque è che, come a suo tempo nel caso Stamina, la Camera dei Deputati emendi la legge. Il biologico, affermano dall'Accademia, è ormai una realtà importante nel nostro sistema agroalimentare. È necessario e sufficiente che dal testo del DDL venga eliminato il termine biodinamico. In aula la senatrice a vita, la scienziata Elena Cattaneo, che ha poi votato contro il DDL, ha parlato delle pratiche biodinamiche definendole non solo antiscientifiche ma schiettamente esoteriche e stregonesche. Dello stesso parere Confagricoltura, mentre la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, per voce del suo presidente, si dice non interessata a schierarsi con la senatrice Cattaneo, pur sottolineando che l'equiparazione tra bio e biodinamico può aprire a controversie a livello interpretativo. Sul fronte opposto, in difesa del DDL 988, c'è il WWF che ne chiede una rapida approvazione, così come AIA, Basso Bio, Federbio, per le quali l'agricoltura biologica è normata e certificata nell'Unione Europea ormai da 30 anni, esattamente come l'agricoltura biodinamica.